Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Fable, ho completato le side quest che dovevo appunto completare la scorsa volta, quindi siamo pronti per continuare, ovvero missione principale, il Balverino Bianco. Ho accettato la missione, dovevo fare anche le sfide, ma le faremo adesso, tanto possiamo andare direttamente qui a fare le sfide. E dopodiché andremo... Anzi, facciamo una cosa, salviamo, visto che ancora non avevo salvato dalla scorsa volta. Ed è importante per me adesso salvare praticamente ogni volta che posso salvare il mondo e non l'eroe, perché a causa del bug, o comunque del glitch in generale, della moltiplicazione delle chiavi d'argento, purtroppo il gioco tende a crashare se si ripetono le missioni più volte. Allora, nessuna protezione... Ok, e nessun graffio, quindi soltanto queste ci sono per il Balverino. Vabbè, non sono, diciamo, delle missioni super difficili, cioè non sono delle condizioni super difficili, però il nessun graffio con i Balverini sarà un po' particolare. Ma ci proviamo, tanto abbiamo l'arco di Skorm, quindi possiamo fare comunque, possiamo fare belle cosucce, quindi non è un problema. Ecco, come potete vedere già... I Balverini sono presenti praticamente. Eccoci qua. Allora, ovviamente noi facciamo molti più danni perché giustamente abbiamo il martello di Thor praticamente. Lì c'è una cosa d'acqua da poter pescare. Però vedete, i Balverini rompono le palle perché fanno questo, ovvero saltano, se ne vanno e poi ritornano così a caso, totalmente a caso. Quindi sarà un po' brutto colpirli in generale. Allora, questa non dovrebbe essere una chiave, questo forse era un pesce normale, perché non mi ricordo chiavi in questa... Ai. Ok, preso. No, questo non mi ricordo fosse qualcosa di particolare in realtà. Infatti, pesce luna. Se non sbaglio c'era anche una missione legata ai pesci luna. Se non ricordo male... Non vedrai sorgere un'altra alba. Ecco, mettiamo il multicolpo. Così. Aia. Così facciamo prima. Ecco, da qua adesso passeremo sicuramente per il Tempio di Yavo. Quindi non ve l'ho fatto vedere la scorsa volta, proprio perché, diciamo, era una cosa in più. Ma adesso ve lo posso far vedere, vi posso far vedere anche come funziona appunto il Tempio di Yavo. Perché non mi aiuti a malmenare questo ricco mercante? È dietro quest'angolo. Forza! Ha le tasche belle piene. Ecco, questo mi propone praticamente di picchiare un mercante per rubare i soldi. Però... Da questa parte, presto! Non avevo altra scelta. Esatto. Praticamente era... Ho visto di peggio. Oh. Serve una mano? Sì, dammi una mano. Diamogli addosso. Ok. Adesso, se ritorniamo dal tizio che voleva fregarci, guardate che succede. Mi hanno ricattato affinché ti ingannassi. Non ho potuto fare nulla. Grazie per avermi concesso il beneficio del dubbio. Prendi questo per la tua generosità.
Ci guadagniamo una fiala di resurrezione, che non è male come premio. Quindi lui sì, effettivamente ci ha fregati, però potevamo anche ucciderlo. Perché se fossimo stati cattivi avremmo potuto ucciderlo. Però ovviamente non l'abbiamo fatto, quindi ci ha risparmiato, cioè l'abbiamo risparmiato e lui ci ha dato la fiala di resurrezione. Questo invece è il tempio di Avo. Ti serve un bravo spadaccino che combatta al tuo fianco? No, non mi serve. Anche se in realtà forse contro i Balverini potresti essere un buon diversivo, però no. Benvenuto al tempio della luce. Ecco qua, questo è il tempio della luce. I miei seguaci vengono qui per venerarmi. Vuoi forse unirti a loro? No, per ora no. Comunque, questo è praticamente il contrario del tempo di Skorm. Quindi, se volete aumentare la vostra fede o comunque la vostra... Perché non te ne torni a casa? La vostra, diciamo, la vostra buona strada, cioè se volete appunto aumentare la vostra fede, potete venire qui, donare soldi e aumentare appunto il vostro... Questa invece è la spada di Oak, come che si chiamava? Allora, conosci la leggenda di questa spada? Ecco. Un cavaliere del vecchio reame chiamato Yu brandiva la spada come nessun altro. Era un gigante. Oddio, quella a sinistra si è buggato malissimo. Mostri, persone e demoni come fossero di carta. Aveva un potere che i mortali non potevano controllare. Morendo, non è così forte questa spada. Nella roccia. Da allora non è più possibile. Ma starla. È una delle armi leggendarie di questo gioco. Solo qualcuno forte come il gigante Yu può rimuoverla. Forse è solo una favola da donne, forse è pura fantasia. Non esatto. Ti dico quale buco mi ricorda la tua faccia. Praticamente, che cosa bisogna fare? Per poter estrarre questa spada bisogna avere il fisico e la resistenza al massimo. Vedi, noi ancora. Un altro perdente. Scommetto che tuo non ci riuscirebbe. Passa spesso da qui. Esatto, praticamente... Sembra che tu abbia bisogno di aria fresca e di esercizio. Già. Al momento non abbiamo le caratteristiche fisiche per poter estrarre la spada. Ma le avremo, non vi preoccupate, le avremo. Non vi preoccupate. Saremo in grado di poter estrarre la spada. Ecco, qui tecnicamente adesso dovrebbe cominciare la missione... Ah no, Lago di Vichwood, quindi è nella schermata dopo. Qui ci sono robe da spaccare. Abbiamo preso altri oggetti. Qui c'è la statua del Balverino. Ma ci sono mercanti random che però in questo caso non vendono nulla. Di là si va verso l'arena, ma per il momento noi non ci dobbiamo andare. Qua ci sono i mercanti. Qui potrete comprare oggetti e roba se vi interessa in realtà. Questi sono qua, così non c'è nulla. Ecco, qui c'è una zona di pesca. Però anche qui, se non sbaglio, non c'era nulla di che, fosse una pozione. Purtroppo non me le ricordo al 100% tutte le tutti i luoghi di pesca, purtroppo non me li ricordo al 100%. Oddio, da come strattona sembra qualcosa di bello, ma non me lo ricordo qua. No, dovrebbe essere una pozione, credo. Almeno in questa zona... In questa zona dovrebbe esserci la pozione, anche perché la chiave l'abbiamo già presa, che era lì alla porta Callis. Quindi sì, sono molto sicuro che sia una pozione. Non so però quale, forse dell'abilità? No, della volontà, elisir della volontà. Vabbè, quindi neanche nulla di così incredibile. Mi mangio la torta, visto che ce l'ho. Così mi rifullo gli HP. Ecco, radura di Nothol. Quindi qua iniziamo a mettere la multifreccia con il nostro arco. Perché qui adesso dovremo battere un paio di wolverini. I balverini, io li chiamo wolverini. Ecco, sentite, qui c'è l'allarme che già viene suonato, il corno praticamente. Che è l'allarme per i balverini. Qui ci sono delle zone che dobbiamo andare a prendere. Eccolo, ce n'è uno.
Ah. Minchia, ho ammazzato uno per sbaglio. Ho ammazzato un civile per sbaglio. Vabbè. Rip. Credo che non sia pericoloso lasciarti entrare ora, ma sbrigati. Potrebbero essercene altri là fuori. Sì, diciamo che questa è stata soltanto la prima... la prima interazione. Dannati Balverini. In tutti i miei anni come capo non ho mai visto una cosa del genere. Forse avremmo avuto una possibilità, ma questi dannati seguono un Balverino bianco. Viene nel nostro villaggio e uccide a suo piacimento. Ora riesco a sentire qualcosa. Credo che stia attaccando i magazzini a valle. Eccolo qua. Ok, e dobbiamo attaccarlo fino a quando lui praticamente se ne va. Ecco, la pelle di quella cosa è troppo dura, persino per te. C'era un grande cacciatore nella radura di Nothol. È morto lottando contro l'ultimo Balverino bianco. Sua moglie vive ancora qui, in una delle case in cima alla collina. Se qualcuno sa come colpire quella dannata cosa, è proprio lei. Esatto, quindi noi dovremmo andare a parlare con la moglie di questo cacciatore. Solo che noi adesso, avendo la possibilità comunque di guardare un po' in giro, direi di approfittarne. Vediamo se troviamo qualcosa. Qui c'è un letto, che è comodo per poter dormire e far passare la giornata. Baulozzo. Vedi di toglierti di torno. Gentile proprio. Qui c'è un altro letto, però questo qua, vedete, è ricamato, quindi vuol dire che è sicuramente di qualcuno, quindi proprietà di qualcuno. Qui c'è un altro forzieruccio. Questo dovrebbe essere addirittura il barbiere. Perché qua ci sono, se non sbaglio, esatto, tipo le carte. Ecco, questo è il ruba. Siccome qua non mi vede nessuno. Olè. Vedete, non c'è nessuno qua che guarda, quindi... Bene. Non c'è nessuno che mi guarda. Ovviamente compiere questi... Oddio. Ovviamente compiere questi atti aumenta la nostra malvagità, ovviamente, però aumenta di poco, quindi non è così grave. Oh, qua ci sono anche armi incustodite. Bene, bene. Guanti della volontà oscuri, vabbè, ma già ce li avevo questi. Però rubiamo, perché tanto lo possiamo fare, quindi... Perché non dovremmo farlo? Ah, lì c'è anche un bel elmo di metallo, se non sbaglio. Oddio, lì c'è il saggio del villaggio, speriamo che non mi becchi. No, se ne sta andando, perfetto. Esatto, l'elmo di metallo. Questa dovrebbe essere, cos'è, la cotta? Guarda quanto tempo ci sta a rubare questo. Vuol dire che è un oggetto raro. Ovviamente il rubare... aumenta il suo tempo grazie all'agilità, cioè nel senso, se noi siamo poco agili o comunque poco furtivi, in questo caso ovviamente non riusciamo a rubare in fretta, mentre invece più diventiamo furtivi più riusciamo a rubare, esatto, la cotta di maglia, più riusciamo a rubare in fretta. Infatti aumentare il tasso di furtività serve anche non solo a sbloccare il ruba, ma serve anche poi a rubare più velocemente. Io nel frattempo ho ancora la tosse. Mantella della volontà oscura. Ok, credo che qui abbiamo fatto piazza pulita.
Questi sono oggetti che ovviamente si possono acquistare anche, ma perché acquistarli quando posso rubarli? Allora, prima di andare avanti nel villaggio, ci sono qui un paio di cose che dobbiamo vedere. A parte il fatto che qui abbiamo sbloccato un teleport. E poi, e tra l'altro vi ricordo che ancora la missione non è conclusa. Almeno in teoria non dovrebbe darmela ancora conclusa. O sbaglio. E infatti, salvataggio eroe, ancora non se me la riesci da conclusa. A colpire la mia faccia con una freccia, ti lascerò passare. Sì, tu hai il potere, quindi io sono il varco. Abbastanza semplice questa come combinazione. Però tra l'altro, se non mi ricordo male, questa porta non voleva un colpo di freccia qualsiasi, cioè vuole un colpo di freccia forte, cioè devi riuscire a fare tanto danno con uno schiocco di freccia. Io avendo l'arco di Skorm, ovviamente non ho questi problemi. Elisir della vita, vabbè, nulla di pazzesco, però è pur sempre una porta Kallis aperta. Sì, perché lui doveva subire tot danni con la freccia appunto sparatagli in faccia. Se non subiva tot danni non la sentiva e quindi non ti dava l'accesso. Qui c'è invece un sentierino nascosto, che poi vabbè, nascosto, si vede nella mappa, dovete essere voi semplicemente a trovarlo poi camminando. Con uno smeraldo, va bene, niente di interessante. Sono queste pietre preziose che possono essere date agli NPC magari per addolcirseli un po' o per far sì appunto di poter compiere delle azioni particolari. Nulla di entusiasmante, ecco, mettiamola così. Allora, qui invece che cosa abbiamo? Ah sì, questo è il corno, praticamente il corno che viene suonato quando arrivano i balverini. Questo è il saggio. Poi qui ci dovrebbe esserci il bardo, se non sbaglio, questo qui sì, è il bardo. Ci sono quelli che giocano a carte, la taverna. Va bene, il bardo non me ne frega nulla. Qui non c'era niente. Queste case poi dovremmo comunque esplorarle. Eccoci di nuovo. Devi colpirlo tot volte per farlo scappare. Ecco, ok. Quel maledetto stava aspettando te. Come faceva a sapere dove stavamo andando? È stato di nuovo qui, vero? Non volevo fargli del male, ma stavolta ha esagerato. Ma di cosa stai parlando? Il balverino bianco è mio marito. O perlomeno lo era. È stato morso dal balverino che ha ucciso e si è lentamente trasformato nella creatura che ha cacciato per così tanto tempo. All'inizio riusciva a controllarsi, ma ora tutto ciò che era rimasto di mio marito è morto. È il corno della città. Sta attaccando di nuovo. Mio esatto. Marito usava armi d'argento per cacciare l'ultimo balverino bianco. Prendi questo, ti prego. Poni fine alle sue sofferenze. Miglioramento argento. Esatto, dovremmo installare un miglioramento in un'arma e renderla miglioramento argento. Ora qui ci saranno un paio di fight, proprio mini scontri, oserei dire. Ok. Quel balverino ci penserà due volte prima di attaccarci di nuovo. Sta scappando. Se possiamo ferirlo, possiamo anche ucciderlo. Dicono che viva sul lago di Witchwood. Portami la sua pelliccia e ti ricompenserò. Ok, quindi in teoria noi dovremmo andare ad eliminare il balverino. Però ovviamente ci serve il miglioramento d'argento, perché altrimenti non potremo ferirlo.
Quindi andiamo a dormire in modo tale da rendere praticamente giorno. Non me lo fa usare sto letto? Porca paletta, pensavo me lo facesse usare. Vediamo se mi fa usare l'altro. Ci mancava questo pazzo. Stupido fesso. No, non mi fa usare neanche questo. Porca troia. Niente, non me li fa usare. Probabilmente posso usare quelli sopra. Perché siamo praticamente di notte. Non posso mettere il miglioramento da nessuna parte. Se non ricordo male, il miglioramento argento era obbligatorio, perché altrimenti non potevo fargli male. Cioè non potevo sconfiggerlo, il Balverino. Ora non so se qua io potevo però venire a dormire. No, neanche qua mi facevano dormire. Allora, qui intanto c'è un forziere e lo apriamo. Stivali di maglia. Buono, così abbiamo già due pezzi, anzi tre pezzi in realtà della divisa a maglia. Che abbiamo i guanti. Non c'è nulla di interessante. Niente, non mi fa usare il letto. Porca miseria, siamo proprio a mezzanotte precisa poi. E a me serve il fabbro. Però aspetta, fatemi vedere una cosa. Aspetta, nelle armi che ho adesso addosso qua, il grande... Cosa ho? Miglioramento esperienza e miglioramento perforatore. No, nelle armi a distanza, miglioramento fulmine e affilatura. No, niente. Scherzavo. Ero convinto di avere appunto il miglioramento d'acciaio, quello che era. D'argento, anzi, non d'acciaio. Ero convinto di avere il miglioramento d'argento. No, ragazzi, è un problema questo. Questo è decisamente un problema, perché dovrei far passare la mattinata e installare il miglioramento. Non so se lo posso battere lo stesso, vediamo. Sono curioso in realtà, sta cosa l'avrò sicuramente provata in passato, ma non l'ho mai fatta. È sparito. Cercalo vicino a... Vediamo se ci riusciamo lo stesso a buttarlo giù. Allora, qui andiamo verso il lago, anche perché tanto ho il bonus affilatura, quello che è, quindi vediamo se riesco. Eccolo qui. Vediamo se riesco a togliergli gli HP, oppure rimane veramente immune. No, pure sembra che gli faccia del danno. Ecco, ora vedi, evoca i minion. Ale. Nessun graffio, fallita. Qui evoca gli altri minion. Qui ora evoca gli altri, però sì, lo stiamo ferendo. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta. Allora, funzionava anche senza miglioramento d'argento. Ok, non la ricordavo effettivamente questa cosa. Se devo essere onesto, non la ricordavo proprio, però meglio così. Meglio così, anche perché vincolarmi al miglioramento argento e magari non avere la possibilità giustamente di avere delle armi
o degli equipaggiamenti che potessero equipaggiare roba, sinceramente era un po' frustrante. Non l'avevo, cioè sicuramente l'avrò provata in passato questa cosa, sicuro, l'avrò sicuramente provata, però non me la ricordavo, anche perché i primi tempi ovviamente, essendo anche più piccolo, giustamente io tendevo ad ascoltare quello che mi veniva detto, no? Quindi se quella mi diceva usa il miglioramento argento, io ovviamente utilizzavo il miglioramento argento. Quindi sei tornato e sei tutto intero? Abbiamo sentito l'ululato e temevamo il peggio, ma sembra che tu abbia avuto la meglio sulla bestia. Un eroe della tua importanza merita la gloria di combattere nell'arena. La tua nomina è lì che ti aspetta quando tornerai alla Gilda. Oh, a proposito della Gilda, esatto, hanno mandato questa lettera per te da parte di tua sorella. Finalmente l'arena. Lettera di Teresa. La discendente. Spero siano buone notizie. Va bene, qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E adesso finalmente potremo partecipare all'arena. Ehi. Okay. Visita la Gilda per nuove missioni. Sì, visiteremo la Gilda per nuove missioni, ma prima di tutto ciò andiamo a vedere quello che... Oddio, non si trovava qua? Forse è su stato eroe. Sì, diario. No, storia. Compleanno di Teresa. Ecco, la lettera di Teresa. Teresa è passata di qui non molto tempo fa e ha lasciato una lettera per me insieme a un libro che spiega il nostro legame con un'antica arma di enorme potere, la spada degli eoni. E quindi se noi adesso andiamo a vedere i libri si trovano sempre qua. Diario, libri. La discendenza. Anche se il vecchio reame è scomparso secoli fa, in tutta Albion sono rimaste diverse tracce del suo glorioso passato. La Gilda nella sua magnificenza, opere architettoniche devastate, segreti oscuri e malvagi che pulsano sottoterra, ma vi è ben più della pietra e della magia. In mezzo a noi si nascondono ancora gli eredi di quel reame, una stirpe legata a tutto ciò che rese il reame grande e che finì in qualche modo per distruggerlo. La loro identità è tuttavia ignota. Non è chiaro se si tratti di discendenti dello stesso Archon o dei creatori della spada, o magari di coloro che sono riusciti a distruggere il suo potere. A distanza di generazioni dai giorni della caduta, ancora oggi sopravvivono discendenti di quella dinastia, nelle cui vene scorre un antico potere. Essi possono scegliere di vivere da eroi o confondersi tra la gente, ma il loro legame con la spada impugnata da Archon in persona, la spada degli eoni, è confermato in tutti i documenti che ho rinvenuto. Se solo riuscissi a trovare in vita i discendenti di questa casata, potrei essere in grado di scoprire cosa è successo alla spada e forse il vecchio reame potrebbe tornare al suo antico splendore. Tutti gli indizi sembrano indicare una stessa persona. Anche se ora vive un'esistenza tranquilla, in passato si è resa protagonista di mille azioni che l'hanno indicata come l'eletta. E ora la discendenza continua attraverso i suoi figli, un maschio e una femmina, e il potere che vive lei verrà trasmesso a loro un giorno. Capite? Quindi, a quanto pare la madre del protagonista, in questo caso, e della sorella, era l'ultima discendente dell'Archon di Avo, in questo caso, quello che è. Ed era appunto in possesso, cioè aveva praticamente la possibilità di entrare a contatto con questa spada. Solo che adesso la madre è morta, la sorella è cieca, non però viva, di illegale, ma per cortesia. Noi siamo ancora vivi. Quindi chissà che cosa potrebbe succedere. Comunque, detto questo, lo scopriremo andando avanti con la storia. Detto ciò, io per il momento vi ringrazio, spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima, dove probabilmente affronteremo niente proprio di meno che l'arena. Bye bye!